Hai pensato di riuscire a chiamare, ma adesso è così bello sentire la sua voce, ma appena glielo dico, lei d'improvviso tace, ti chiamerò Maria. Come si fa una madre, come se fossi mia, non conosco mio padre. Teatro canzone è un concetto di una canzone che ha dentro di sé degli elementi teatrali, non sono canzoni che sono pretesto per delle azioni sceniche. E facevo un esempio pratico, la canzone che si intitola Come mai, dove c'è questa ragazza che vuole cercare di capire se quel signore che è di fronte a lei può essere suo padre, è strutturata in forma teatrale, cioè sono due personaggi che parlano, lui e lei, ma non presuppone un'azione teatrale, cioè dei movimenti, spostamenti, scene, costumi, è tutto dentro, interno alla canzone. Di un attore è quella di riuscire sempre o comunque insomma di riuscire ad immedesimarsi in una situazione, se anche non lo interessa proprio dal punto di vista prettamente autobiografico, perché va a pescare nel suo pozzo. Io sono comunque una donna, conosco persone, parlo con delle persone come tutti quanti voi, e quando mi sono stati proposti questi testi, certo, questi testi hanno toccato le mie corde, ma non tanto per il vissuto, che può essere un aspetto che magari in qualche punto può anche essere coinciso, ma quanto perché ho fatto un lavoro d'attrice, cioè quello di cercare nella mia sensibilità di donna prima di tutto e poi di attrice, di riuscire a restituire quello che poteva poi essere dal punto di vista espressivo e anche appunto col cuore quello che queste canzoni volevano dire, ecco. C'è un indizio di crepa, la stessa che ho nel cuore, non si è rimarginata. È quella d'apertura, La vita accanto, che proprio racconta molto bene quello che è un po' il mio modo anche di essere. Tutti abbiamo dei momenti di sconforto in cui si fanno dei bilanci. Io oltretutto ho anche una certa età, bisogna dirlo, e quindi ho fatto anch'io i miei bilanci, e in certi momenti mi è capitato di dire basta. Perché no? Di dire basta e di essere proprio in una situazione di difficoltà anche nell'affrontare un po' quello che era il presente, quello che sarebbe stato il futuro. Quello fa molto parte della mia personalità, della mia fragilità come donna, sicuramente. Signorina, che vuole? Perché mi ronza intorno? Non ha niente da fare, che sta qui tutto il giorno. Non vede. Nella tua formazione artistica ha avuto maggiore importanza il teatro o la musica? Non chiediamo l'ingegneria, sappiamo già che è stata rimandata indietro. Ma allora, sicuramente tutte e due.
Diciamo che il canto è qualcosa che è diventata un po' come una droga, qualcosa di cui non riesco a fare a meno, però vanno veramente di pari passo, cioè si tratta molto di un lavoro sul testo, quando il testo è interessante, mi prende, mi coinvolge, allora poco importa se ci sia da cantare o no. Diciamo che il canto è un valore aggiunto, quindi lo considero sempre una cosa in più da poter, che può nobilitare ancora meglio, valorizzare meglio quella che può essere il mio ruolo poi in scena. Canto è importante, molto, perché anche la sensazione che si prova quando si canta è molto bella, sì. Ha un punto di vista, ma se lo tiene, e ho visto, mi pare evidente anche dalle risposte che ha dato, ogni volta che chi interrogava si è avvicinato troppo a, diciamo, al suo vissuto, Elena si è immediatamente ritirata, quindi non posso certo dire io qual è il suo punto di vista, forse l'unica che può dirlo è lei. Quello che io ho notato è che è un atteggiamento il suo fin dall'inizio, che è stato, quando gli ho proposto questi testi, assolutamente ambivalente. Da una parte ha cercato di minimizzare la portata di questo discorso, proiettandolo in un generico vissuto, d'altra parte invece su alcuni punti li ha metabolizzati in maniera molto intensa e si vedeva che così le costava anche un po' di fatica parlarne, salvo poi riderci su o allontanarlo, minimizzare, e quindi è un percorso difficile, però è un percorso che soltanto lei può chiarire. La sconfitta è lunga e non finisce mai. Questi testi sono tutti testi che sicuramente mi hanno emozionato, che mi emozionano tantissimo, qualcosa di più, qualcosa di meno, c'è molto di me, della mia sensibilità, ed è per questo che insomma mi sono davvero affezionata. Poi siccome questo è un debutto, ribadisco, quindi è un primo passo, da qui in poi si comincia a scavare ancora di più, penso che troverò ancora degli altri spunti per poter ancor meglio riuscire a, come dire, a rendere più personale quello che vado a cantare. È solo 21 anni e mi metti alla prova. Coi ghirigori e vetri come una casa nuova, in giro si dirà che sono da curare, che giunti alla mia età c'è poco da scherzare. Scena, gli attori in generale sono
non siamo tanto normali, voglio dire, anche i musicisti, ci abbiamo delle cose che ci mancano, no? Ecco, quello che ci manca noi cerchiamo di averlo quando andiamo in scena, quindi la timidezza, l'insicurezza, il fatto di essere appunto poter essere in qualche modo giudicati al centro dell'attenzione. Magari non siamo degli esibizionisti, Gaber diceva siamo diventati più discreti, diceva così, no? Gli altri sono tutti molto più, come dire, molto più espansivi, molto più, ecco, noi non siamo così, quindi sicuramente quando c'è qualcosa che ci tocca veramente, allora lì il percorso è un po' come andare in analisi, ecco, per intenderci, il percorso è duro, che fai? Lo fai oppure fai finta di e prendi un distacco? Ecco, penso che l'approccio con queste canzoni sarà un po' come di quel genere, cioè cercare un attimino di entrarci dentro, magari con un po' di timidezza che poi diventa facilità, e poi invece magari con un pochino più di profondità e lì diventa difficile, ma magari per arrivare a un risultato ancora migliore. Stringi a me, stringi a me, che strano oggetto il cuore se lo si lascia fare, orecchio a bocchio andiamo di ciò che sa inventare. Ti ritieni soddisfatto di questo debutto? Possiamo sentire il parere di Elena? Sì, il teatro è questo di bello, no? Che ogni volta che si va in scena non è come il cinema, che sono sempre quei fotogrammi che vanno a seconda che uno mangi le patatine, beva la Coca-Cola, accavalli le gambe, si leva il giubbotto, gli squilli il cellulare. E il teatro è così, vive insieme al pubblico e ogni volta le serate sono diverse. E stasera certo che il pubblico si respira, si sente, io l'ho sentito subito appena sono entrata in scena che cosa avevo davanti, perché è una questione istintiva, cioè si respira, si avverte, si vede, non c'è niente da fare, è così, per cui ho sentito una bella emozione e ho sentito che le persone che erano lì e che ascoltavano stavano partecipando, perché poi il pubblico partecipa attivamente, il teatro è questo. Arriva una mattina uguale a tante altre, sul tavolo in cucina c'era un mazzo di carte. Quella notte su nel cielo apparsa era la luna, una faccia sottile che ti porta fortuna. Bonsoir, Madame la Lune, bonsoir, Madame la Lune, l'envoi. Alla tragica scomparsa di un nostro carissimo amico, un attore straordinario, Giampiero Bianchi, al quale eravamo tutti molto legati, un attore straordinario di respiro nazionale, il quale purtroppo soffriva di una grave forma depressiva, bipolare, che l'ha portato alla morte. Questo è stato per noi un grosso trauma, un qualcosa che ha segnato, insomma, un po' la nostra vita, la vita di tutti gli amici che erano legati intorno a lui. Ebbene, Giampiero Bianchi, in mezzo a tutte le sue manie, i suoi tic, eccetera, eccetera, aveva un curioso rituale. Sosteneva che quando a ogni nuovo ciclo lunare appariva in cielo la prima falce di luna, bisognasse, come rito scaramantico, dedicarle 12 inchini, ripetendo per 12 volte Bonsoir Madame la Lune. E Bonsoir Madame la Lune è stato un po' il suo mantra,
è qualcosa che è rimasto legato alla sua persona, alla sua figura. E io sono partito da lì. Ecco perché la serata, il CD che verrà fuori, insomma il concept CD che verrà fuori, si intitola proprio Bonsoir Madame la Lune, che è anche il titolo di una delle 10 canzoni che questa sera noi vi presentiamo.